l'Irlanda è un paese della grande tradizione, che in una città come Dublino possiamo trovare in pub storici come questo. Ma uscendo dalla capitale possiamo trovarne ancora di più. Oggi andremo alla Bowen Valley a vedere una distilleria che, per quanto nuova, è estremamente legata alla tradizione. Siamo in treno, in viaggio verso Drogheda, piccola cittadina a un'ora da Dublino. Qui sorge Bowen Distillery, dove ad attenderci c'è Peter Cooney, proprietario che ci guiderà al suo interno. Come molte giovani distillerie di whisky, anche qui, nell'attesa degli invecchiamenti, si distilla gin. Grazie a un alambicco dedicato, vengono create due etichette, Silk's Gin e Copper Cloud. A fianco dell'alambicco del gin sorgono i tre alambicchi per distillare il whisky. Tutti gli impianti di distillazione, sia da whisky che da gin, sono creati dall'italiana Green Engineering di Siena. Come vuole la tradizione, il whisky alla Bowen Distillery viene prodotto distillandolo tre volte, in tre alambicchi, con una capienza piuttosto simile tra di loro. Vengono utilizzati cereali di diversa natura, come malto d'orzo, mais e anche altri cereali, ma tutti rigorosamente distillati in pot still. In fondo alla distilleria, alle nostre spalle, Peter ci indica i due grandi washback in cui avvengono le fermentazioni. A narrarci la successiva parte della produzione troviamo Giacomo Cuzziol, giovane italiano approdato alla Bowen Distillery per imparare l'arte e i segreti della distillazione del whisky. In questa fase possiamo vedere come tradizione e innovazione si fondano perfettamente all'interno di Bowen Distillery. Il controllo della diluizione del whisky viene gestito interamente dal computer. I controlli non sono mai troppi. La tecnologia aiuta, ma la mente umana non tradisce mai. È arrivato il momento di visitare la warehouse, dove il new make invecchia attendendo di diventare whisky ed essere imbottigliato. Notiamo subito che Bowen Distillery non teme di sperimentare con
botti e legni differenti. Il Cask 001, non a caso, è una botte di ex vino rosso francese di pregio, come uno Chateau Monton Rothschild. Emozionante provare direttamente dalla botte il distillato ancora giovane, ma contenente in sé già il preludio di ciò che sarà. Anche tra le altre botti, le sorprese non finiscono. Ex vino rosso Montepulciano Toscano, Marsala, Armagnac, Moscatel. Troviamo tantissime tipologie di botti e legni differenti, e anche distillati diversi, come ad esempio l'Apple Brand. Nell'attesa che il tempo faccia il suo corso, oltre ai gin, la distilleria sta rilasciando altre tipologie di imbottigliamenti, come per esempio il New Make, premiato come New Make d'Irlanda nel 2021, o i Whisky Sourced col marchio The Whistler. Come possiamo vedere qui, l'imbottigliamento con una lieve tormatura, The Good, The Bad and The Smoky, dedicato al famoso film di Sergio Leone. Il lavoro di ricerca di Peter Cooney e il suo staff lo possiamo trovare in questo kit, che contiene diversi new make di vecchie ricette, dichiarando sia la distilleria di provenienza che l'anno. Prodotti eccezionali per godersi l'attesa, aspettando che il legno faccia il suo lavoro.